Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una rapida guida all'utilizzo della pagina dedicata ai feed, agli aggiornamenti, su HTC One. Parliamo di un'introduzione nuova, arrivata appunto con l'uscita, con la presentazione, ecco, questa interfaccia di benvenuto. Vi si permette, noi l'abbiamo ripulita dalle varie informazioni, vi si permette in pratica di inserire tutti i vostri social, come potrebbero essere per esempio LinkedIn, Twitter, Facebook, in modo assolutamente facile e comodo. Vi si permette semplicemente, andando nelle impostazioni, vedete, di inserire nome utente e password e il tutto funziona. Voi vi ritroverete in pratica, poi avete anche degli extra come per esempio le intestazioni, come vedete parte da Affari Italiani, Agi, Euronews, Che Donna, Calciomercato e quant'altro. Potete andare a vedere anche per categorie, per esempio intrattenimento, se volete fare una ricerca in particolare. La cosa comoda di avere una sorta di pagina di benvenuto dove raggruppare tutte le vostre novità è una sorta di visualizzazione complessiva, fotografica, perché poi viene ad essere riempita con tutte le vostre informazioni, in modo tale da avere una sorta di sunto dedicato appunto alle varie info, le varie applicazioni, il materiale diciamo necessario per tenervi aggiornati in pratica su tutto ciò che c'è di buono intorno a voi e che vi interessa. Ciò ovviamente dipende dalle necessità di ognuno, per questo abbiamo preferito tenere un qualcosa di pulito in modo tale da farvi vedere un attimino come si comporta. Ora è davvero tutto, questa panoramica abbiamo cercato di renderla così compatta, io vi saluto, vi ringrazio, attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino.